Buongiorno. Un vecchio. Oggi il pranzo prevede? Peschiella. Abbiamo speso fino adesso 13 euro. Questa sera mangeremo la pasta, perché altrimenti sforiamo, e abbiamo deciso di essere super ferrei con il budget in modo tale da poter continuare il progetto. Vai! A questa buona offerta dal signore Olivieri, credo si chiami, il fruttivendolo qua accanto. Grazie! Grazie. Che succede? 2 ore di attesa, signori. Andiamo verso le 3. Niente. Vieste e Peschici non vanno d'accordo. Ah. La polizia locale, per l'ennesima volta, sempre loro, hanno fatto dei commenti dicendo che noi stavamo facendo accattonaggio e che in centro città è vietato fare autostop. Più sono piccoli, più... Aggiornamenti a breve. Può essere che dormiamo qui? O può essere che qualcuno ci carica e andiamo verso di là? Peschici e siamo stati caricati da 2 ragazzi giovani, una coppia, dopo 3 ore di attesa a Vieste, e questo è il risultato. È un posto bellissimo. Vai amore, vai in esplorazione. Ciao. Andando a controllare se la spiaggia qua accanto è un po' meglio di questo punto qua, perché appunto lì c'è la strada e questa cosa non ci convince tantissimo, quindi vedremo. Buongiorno. Abbiamo pescato. È grossissimo. Cosa vogliamo dire sulla cena di ieri sera? Facciamo un... Non so se avete visto la storia su Instagram, ma stavamo cucinando felicissimi al lume di candela. Più o meno un secondo prima che l'acqua iniziasse a bollire, il lumino ha deciso di smettere di funzionare. Dopo ben 2 ore di attesa? Sì. Alla fine abbiamo mangiato tonno e carote crude. Questo pezzo è rotto da praticamente inizio viaggio. Si è staccato il filo, ma vabbè, ce la facciamo lo stesso. I progetti devono essere onesti e presentati in modo chiaro. La nostra community si basa sulla fiducia e sulla comunicazione. I progetti non devono trarre in inganno le persone o distorcere i fatti. I creatori devono essere sinceri su ciò che intendono realizzare. Ehi! Stiamo lavorando per creare il nostro profilo Kickstarter. Yeah. Molto lavoro. Quanto lavoro? Moltissimo. E anche molto pesante. Questa è la situazione. Pazzia pura. Sono arrivato a Parigi e di là ho cominciato a fare autostop. Sì. E poi tutta Belgio. Poi fino, penso che era Stoccarda, una cosa del genere. Sì. Però io ho trovato un'ospitalità in
Danimarca, in Belgio, a dormire a casa delle persone. Sì. Ma non ti dico. E come trovava? Cioè, chiedeva e basta? Sì, chiedevo. Abbiamo ricevuto il primo passaggio e siamo riusciti ad andare via da Peschici. Abbiamo due grossi laghi che ci attendono lungo la strada, cercheremo di saltarli con un unico giorno, e anche perché ci hanno detto che quella zona è infestata di zanzare, ci ricorda un po' Vercelli, ma vorremmo evitare sinceramente. Il sole è mostruoso. Il caldo si fa sentire, le docce sono sempre la cosa più bella del mondo. Ecco Silvia che torna vittoriosa. Barbona! Il ragazzo ha provato. E anche per stasera abbiamo fatto i nostri mitici 20 km. Oggi è stata una giornata abbastanza dura e faticosa, sia per il sole che per il fatto che non ci caricavano. E ultimamente fatichiamo a macinare chilometri, però vabbè, si vede che deve andare così e che ci sarà qualcosa di bello ad aspettarci più avanti. Anche qua a Rodi abbiamo tentato di continuare a chiedere autostop, in modo da superare i laghi che ci sono proprio qua sopra, però non... senza nessun risultato, ecco. E quindi niente, passeremo la notte qua a Rodi e domani avremo editing e poi speriamo di riuscire a prendere passaggio e macinare più chilometri di quelli che abbiamo fatto ieri e oggi. Io ho avuto un attimo una crisi di caldo, nervi, esistenziale, sonno, sono stata tanto così da piangere, ma meno male che c'è Silvia che ci ha... le beep quadrate. Se questo video vi è piaciuto, mettete like, commentate, iscrivetevi al canale e seguiteci. Seguiteci, amateci, condivideteci, attivate la campanella. Ciao.